Ciao a tutti da Xeltros, ragazzi, bentornati sul mio canale. Rieccoci qua con Fobia, Saint d'Infra Hotel. Proseguiamo da dove ci eravamo fermati allora. Abbiamo sbloccato un paio di situazioni e abbiamo aperto quella via qui sotto la statua, no? Che dovrebbe portare ai laboratori, perché è lì la via di fuga, almeno. Stando a quello che dice Stefani, chissà se ce la racconta giusta, ma noi abbiamo adesso un po' di cose, tra cui questa chiave con quattro pezzi, perché abbiamo risolto definitivamente il cubo puzzle. Signori, noi abbiamo lasciato dietro molte cose per l'hotel, tra cui questi cofanetti qui. Questo è uno già, no? Con queste aperture qui che richiedono quattro pezzi. Ce n'è questo, poi ce n'era uno alla cassaforte al settimo piano. Forse al primo piano nella biblioteca c'era qualcosa, però non ricordo lì di preciso. Dobbiamo vedere un po' di cose. È facile che mi perdo qualcosa, nel caso scrivetemelo nei commenti. Veramente questa cosa è vitale. Interagite nei commenti chi ci sta giocando, oppure se vedete qualcosa per corte for cortesy. Allora, apriamo qui prima, vediamo un attimo. Facciamo un po' di arretrati e poi proseguiamo, perché mi ricordo che noi abbiamo anche una magnum lì, mi sembra al sesto piano, magari. Allora, vediamo qui, usiamola. No, usa. Ok, allora, potenziamento. Questo? Eh no, ma qui ci vuole un altro codice però. Questo cos'è? Ma questo l'abbiamo letto? Un magnifico vetro colare, una data molto particolare, sì, l'avevamo letto. E qui il codice. Non ce l'abbiamo però, No. No, signori, non abbiamo il codice lì. Vabbè, quindi ricontrollo un attimo qui dietro, magari. No, ma non c'è. Andiamo qui, ma qui abbiamo aperto. Si potrebbe tentare. No, non di forza bruta, ma impiegheremmo un'eternità. Magari poi ci ritorniamo, di quei cofanetti ne abbiamo un po', Non con quel co che vanno con il codice, ma con i lucchetti, quindi. Boh, immagino più avanti troviamo qualcosa. Io andrei. Allora, diretto al settimo piano, perché vedete qua, no? Qui c'era quella situazione. Da qui non si può andare perché ci vuole il tesserino nero. Però noi dal settimo piano lì possiamo entrare. Lì c'è una cassaforte che richiede una chiave a quattro pezzi. E poi si prosegue, ma da qui non ci possiamo andare. Quindi, vabbè, o con l'ascensore oppure. Ma da qui ci arriviamo. Ci arrivavamo. Sì, ecco, no. Sta proprio qui. Ok. Questa, dicevo, vi ricordate? Apriamola. Magari troviamo qualche chiave particolare. No, aspetta. Ok. Altro potenziamento. Questo è da 5. Bene. Ci possiamo avvicinare. Quello che cos'è? Moneta in metallo. Inventario pieno, perché non la possiamo prendere? Rumori strani.
perché non la possiamo prendere? Quel piccolo sportello? Non si può aprire quel cassetto? Cosa c'è raffigurato su questa moneta? Non lo so, sembra... Boh, un santo, questo qui cosa c'è? Uno stemma con una scritta. Dovrebbe essere latino. Quello è un leone. Uno stemma con un leone. Ma non la possiamo prendere. Noi di spazio qui ne abbiamo. Molto strano. Molto strano. Vabbè, quindi tutto questo per, vabbè, potenziamento. Qui non si può aprire. Allora, torniamo al primo piano. Come siamo messi qui? Abbiamo 12. Siamo fermi così che se prendiamo la magnum poi abbiamo un po' di punti. Ok. Allora, sembra che si può. Biblioteca. Qui non si ritrova mai questa biblioteca. Allora, questo aveva bloccato tutto, ma se n'è andato? Sembra di sì. Ma... Allora, qui è bloccato. Non si può scendere, di qua non si può scendere. Però si può fare il giro, perché noi avevamo fatto il giro qui. Strani rumori. Vabbè, usiamo... Equipaggiamoci la... No, la pistola, che abbiamo molti colpi, tanto questi si gestiscono facilmente. Allora... Ah, qui si era aperta la parete, no? Che cazzo è successo? Si è sfondato tutto, perché questa non... Non era così la questione prima. Ok, qui dovrebbe esserci la biblioteca. C'era un cofanetto qui, che richiedeva la chiave a quattro pezzi. Dovevamo mettere la fotocamera. Eccolo, eccolo qui. Si vede allora. Ok. Altro potenziamento da 5. Proiettili per revolver 3. Ma di chiavi. Nemmeno l'ombra, signori. Questa non si apriva. Altri non me ne vengono in mente. Comunque, quella moneta mi dà da pensare a me. Non so. Magari scrivete nei commenti se ci stiamo perdendo qualcosa. Qui c'era questa cassaforte, ma. Vedete? Non c'è codice. Allora torniamo all'ottavo piano e riscendiamo da lì. Perché al momento non mi vengono in mente altre di quelle serrature particolari. Cofanetti, si dovrebbe rifare il giro dell'hotel, ma. Siamo freschi qui. Allora, come... Dove si usciva? Qua? Ok. Corri un po', amico mio, perché... Allora, ascensore. Si doveva fare tutto il giro qua. Ok.
Comunque abbiamo preso questi proiettili. Già che abbiamo trovato i proiettili. Magnum 357. Quindi è molto probabile che a breve si riesca a sbloccare quella situazione a revolver. Quindi qui è tutto ok. No, non si può più. Può solo scendere, però poi non si può riutilizzare. Va bene, quindi siamo costretti a usare questo di ascensore. Non era questo, ma era l'altro che abbiamo riparato. Quindi si deve rifare tutto il giro qui. Ok, fotocamera. Bene. Perché qua di altri di quei cofanetti non ci stanno, almeno mi sembra di ricordare, per cui andiamo spediti, eccolo qui. L'ascensore che avevamo riparato, no, con il circuito elettronico, quindi. Bene, bene. Dai, rapido, dai. Quarto piano, dai, apri. Ok. Al quinto piano forse c'era qualcosa. Non lo so, se, signori, provi, cioè, ci siamo di passaggio, vediamo un attimo. Vediamo un attimo. Perché forse anche al sesto, no, la tentazione, cioè, dobbiamo vedere, signori, vediamo un attimo al volo se ci sono questi maledetti cofanetti qui, non c'erano. Lì dove c'era quel baule con il lucchetto. Vediamo, che queste non si proprio apriva qua. Qui no. Allora, c'era questo con il lucchetto, va bene, ma oltre a questo schifo, no. Un'occhiatina rapida, eh. Vediamo anche nel sesto, visto che ci siamo. Nella zona lì dove c'erano una sorta di insetti schifosi, no? Qui magari è crollato tutto. No, non era qui. Aspettate. No, no, non era qui, ma era al. Dov'era la questione? Ah, era al scendendo al quinto piano, sì, era qui. Però vedete qui, no? Dove c'erano gli insetti, qui. Poi si poteva entrare, magari. No, c'è un altro di questi con il lucchetto, invece. Questo lucchetto che non. Signori. Quindi abbiamo fatto bene a tornare qui, ma non c'è. C'è la questione lucchetto anche qui. Vabbè. Torniamo. Boh, vediamo anche qui un attimo. Visto che ci siamo. Lì c'era la Magnum. No, era nell'altro piano. Era qui che si entrava, però. Eh? Vabbè, lì c'era quella cassaforte.
si usciva qui. Qui c'era quel fatto del potenziamento che avevamo preso, no? Torniamo indietro immediatamente allora. No, dov'era? Qui, qui siamo usciti. Fottuto casino. Dai, accendi la fotocamera. Ci mette 3 ore per fare ogni cosa, signori. Allora, risaliamo qui. Qui al sesto. Allora, lì c'era quella magnum che... Speriamo di prendere. No, ma qui non... C'era un altro di quei... questi con il lucchetto maledetto. Vabbè, proseguiamo per la via principale allora, perché non... Non sa da fare qui al momento. Bene. Armiamoci. Vai rapido. No, mettiamo la pistola. Scendiamo qua. Ebbene così, allora qui c'era questa questione. C'erano un po' di cose da aprire. Che noi avevamo visto un po' in maniera sbrigativa. Carta nera. Ok, la carta nera, bene. Munizioni mitragliatrice, ottimo. Quindi stava proprio qui la carta nera, questo l'avevamo aperto. Ok, poi lo richiudiamo e ci confonde il cervello. Allora, qui va bene. Si può fare, ma questi... Ok, non si fa niente. Questo si apre? No. Queste sono proprio bloccate. Vabbè, visto che ci siamo qui dovremmo avere la password, no? Perché qui avevamo un foglio con tutto. Settimo piano, 400 233. Ok. 400. Benissimo. Apri qua. Vabbè, che riusciamo dall'altra parte, no? Quella moneta. Boh, grida vendetta lì. Va bene, allora. Questa è l'unica via. Bene. Vediamo un attimo. Abbiamo l'inventario pieno, tra l'altro. E magari se trovassimo qualcosa per allargarlo non sarebbe male. Ci siamo? Bene. E quindi con l'ascensore, ma... Una volta raggiunto il sotterraneo non potrai più tornare all'hotel. Vuoi davvero continuare? E che cos'è questo? Questa è una minaccia, signori, qua, eh. Eh no. E noi qui abbiamo un sacco di cose, signori, eh. Eh no, io la magnum me la volevo prendere. Ci siamo lasciati dietro un fottio di cose, sta moneta qui. Qui sopra. Ok,
Vecchia foto. C'era anche questo, diciamo, vedete qui, no? Forse dovrebbe andarci un calice lì, o quella moneta, non lo so. Molto molto strano, eh. Ma qui c'è un... Attenzione, c'è un puzzle che non avevamo visto. Un po' a culo, signori, l'abbiamo trovato. Vediamo se sblocchiamo qualcosa. Possiamo... perché così non si vede. Sono molto simili. Ma ci manca un pezzo? Perché non possiamo interagire? Non possiamo interagire. Molto strano, molto strano. Si fa altro qui? C'è quel ventilatore. Magari c'è qualche password qui che ci siamo persi. Che codice? Questo? Nada de nada, signori. Mi dispiace perché... qui lasciamo indietro tantissime cose. Tra cui una magnum che vedi tu. Qui ci sono dei pezzi, va bene, ma... Signori, a malincuore qui dobbiamo... ce ne dobbiamo andare nei sotterranei perché altro non... non si può fare al momento. Forse abbiamo qualche... no, ma non... lì c'erano cassaforte di giù, ma non ci sono tutte queste cassaforti, ma non i codici dove stanno? C'era una scacchiera lì nel, vi ricordate, al settimo piano, che magari aprendola sblocca qualche situazione, no? Però è stronza, quindi riproviamo un attimo. Comunque c'è quella moneta lì che boh. Questa, no? Boh, muoviamo la regina. Ah, ok, adesso ha mosso. Muove l'alfiere, bene. Che dobbiamo fare? Ci dobbiamo far mangiare? Mettiamo qui la regina, magari ci mangia. Eh no, e risistema tutto. Alfiere. Regina. Ah,
Ah, ma qui noi possiamo. Ma che, non ci stavo pensando. Qui è scaccomatto, signori. Se muoviamo la regina qua adesso. Perché, vedete, per chi ne sa un po' di scacchi, un mio, vedete, qui abbiamo l'alfiere che controlla questa zona, no? Il re sta qua. Se muoviamo la regina, è scaccomatto. Ecco, e si apre qualcosa. Giocando alla leggera, non avevo la visione perché, cioè, con la convinzione che magari dovevamo far vincere lui, così ci dava qualcosa, non stavo pensando a fare scaccomatto così banalmente. Vabbè, cosa ci ha dato? Ingranaggi metallo. Allora, ingranaggio in metallo, signori. Ingranaggi in metallo. Dove potrebbe servire? Ingranaggio, da qualche parte. Ci sono delle lettere. Vedete? Sui denti, no? L'ingranaggio. Molto strano, adesso. Vatti a ricordare. Dovremmo poggiare anche questa destra perché non credo ci serva ulteriormente. Abbiamo l'inventario pieno altrimenti, eh. Dov'è che con delle lettere, questo serve, sicuramente serve a risolvere qualche enigma che ci siamo lasciati indietro. Qui. Allora, torniamo un attimo. Qui poggiamo un po' di cose. Dove era lo scatolone qui? Non era qui? C'era. Dov'era la cassa? Non c'era una cassa qui. No, me la sono sognata forse. Dobbiamo riscendere nel mezzanino. Salire, non riscendere. Ok, vabbè, ritorniamo un attimo. Forse taglierò tutto questo, ma adesso quell'ingranato dove va? Quello è la questione. Poggiamo questo. Poggiamo queste. E basta. Riprendiamo l'ingranaggio perché qui l'abbiamo risolto questo puzzle, no? Quest'ingranaggio che non mi viene proprio in mente, magari è relativo a qualcosa di iniziale. Riscendiamo qui. Poi c'è quella moneta sempre che. Ok. Vai a capire.
Prendiamo l'ingranaggio con lettere incise sui denti. Ingranaggio in metallo con lettere incise sui denti. Signore mio pastore, non manco di nulla. Vediamo se c'era qualcosa qui. Non c'è un cazzo, allora. Qui. Fatti ricordare adesso questo ingranaggio, signore. Stiamo tutto per non scendere in quell'ascensore perché altrimenti ci giochiamo gli arretrati qui, no? Boh, proviamo a ritornare. Magari serve qui quell'ingranaggio. Qui dove c'era. Ma non si può fare niente. Ci vuole dire qualcosa questo puzzle? Sono molto simili. Non ne ho idea. Apriamo questo ingranaggio. Forse mi è venuto in mente qualcosa lì nel primo piano. C'era una sorta di macchinario. Andiamo un attimo. Tentativo disperato, magari. È lì che va usato. Allora. Qui lo stronzo ha fatto un casino, ovviamente si deve rifare il giro perché. Nota giù, premi. Che è successo qui? Sblocchiamo cose a culo, signori. No, non era qui, questo ce l'abbiamo. Dai, girava rapidamente, no? Una lentezza incredibile, anche a sfogliare le pagine, cioè. Qui ci dormivano delle persone, devono aver trascorso delle nottatacce. Ma questa? Ma qui c'eravamo stati noi? E non ci siamo stati qui, eh. Cosa c'è scritto? Non aprire questa porta. Cioè, qui dobbiamo. Cioè, cercando un'altra cosa ne troviamo un'altra, eh. Vedete voi, signori. Allora, questo è un viaggio nella mente. Qui, quando stavamo sfuggendo da quel tipo, non ci siamo andati. Ma questa.
successo qui? Quelle ruotano, ma... Ah, ok. Qui si deve risolvere. Vabbè, vediamo un attimo qui prima. Prendiamo queste munizioni. Ma questa sta così, non si apre. Allora, proviamo qui. No, la mitraglietta. Dai, prendi la fotocamera, sbrigati. Come va così con la scritta sotto? Queste. Ah, si è aperta. Potenziamento e un'altra moneta. Ma queste monete. Ah, questa si può prendere. E c'è una combinazione. Di quale qui troviamo cose adesso, stiamo trovando un fottio di cose, una combinazione di qui, cos'è questo? C'è una chiave inglese. Altro non si fa. Venticinque, quindici, venti, ma di quale cassaforte? Forse in biblioteca. Comunque noi dovevamo andare qui sotto, Dovevamo andare qui sotto perché mi era venuto in mente una cosa che volevo provare. Abbiamo trovato lì quella zona in cui non siamo stati, quindi figuratevi un po' voi qui. Ce l'avevamo lasciata dietro. Un po' a culo, va bene così. Ma dov'era questa? Vabbè, andiamo qui prima. Allora, e salviamo visto che ci siamo. Qui dicevo, forse c'era un macchinario, no? Che necessitava di un qualche tipo. Era questo? Ma non va, non va. No. Ok, altro non c'era però. Vabbè, ritorniamo in biblioteca. 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 Ok. Non era qui. Perché quello stronzo ha chiuso tutto adesso, no?
C'era qui qualche cassaforte che richiedeva. Sì, forse è qui. Perché c'è il simbolo del sentiero sacro. Invece non era qui. Invece sì, eccola. Ok, com'era? Allora, 25, 15, 20. Destra, sinistra, destra. 25. Quindici, venti, apriamo. Chiave mi viene data di una cassaforte, ok. Inventario pieno. Allora, e c'è anche una foto. Riapri, riapri, fermo, fermo. Vecchia foto di una casa, della cassaforte con dietro una combinazione. Dovrebbe essere questa qui dietro. Aspettate, questo allora appoggiamolo. Questo anche. Prendi, prendi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. L'8 non ci va. Allora, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Bene, signori. Si sbloccano un po' di situazioni. Tre chiavi di metallo. Si usano per aprire cassaforti e armadietti. Casseforti e armadietti. Stiamo trovando un fottio di cose, eh. Quali casseforti e quali armadietti? Qui abbiamo, immagino che questa piccola chiave di uno scomparto della cassaforte di Stefania serva per aprire qui, no? Ok. Signore, tutti gli ospiti sono arrivati, tutti i pezzi sono al loro posto, sebbene non capisca come funziona il piano, so che è tutto pronto. Ho la sensazione che questa volta abbiamo trovato la persona giusta per il principio del libero arbitrio. Aia, Stefani. Ma si sapeva già, no? Lì c'è un'altra cosa, ma si sapeva che Stefani era una stronza. E poi, per chi lavora Stefani? Sembra che sapesse esattamente chi sarebbe stato qui. Mi stanno manipolando, devo essere prudente. Occhio, occhio, che questi. Orecchino d'oro. Ce lo piazzano lì dietro, signori. Ricordo trovato. Ok, ma. Allora, abbiamo queste chiavi e questo ingranaggio, casseforti o armadietti, ma sono universali, non ho capito, eh. Perché noi di casseforti. Ne abbiamo lasciate dietro, eh. Torniamo un attimo a risaliamo, qui dobbiamo risalire, signori, eh. Ma non era qui, chiaramente si doveva rifare il giro, no? Perché. Aspetta, no, da qui ci si può andare. Questi rumori sempre un po' minacciosi.
Tre chiavi di metallo. Ma queste servono per i lucchetti adesso che ci penso, eh. Vi ricordate i lucchetti? Qui forse c'era anche qui qualche cassaforte che necessitava di queste chiavi. Signori, da un ingranaggio siamo. Abbiamo scoperto un po' fortuitamente un casino di cose. Qui c'era qualche cosa? No, era aperta, l'avevamo aperta. Questo l'avevamo risolto qui. Vabbè, abbiamo quei lucchetti lì, no? Quindi. E erano proprio tre, esattamente tre. Immagino queste chiavi. Fanno al caso nostro. Qui dobbiamo rifare il giro, questo è lento, signori. Vi taglierò, immagino, tutto questo. Comunque, una era al quinto piano, una al due ce n'erano al quinto piano, però. Si devono fare un po' di giri per poterci arrivare. E l'altra era al sesto, mi sembra. Adesso ci andiamo subito. Vediamo l'ascensore qui. Magari prendiamo la Magnum. Questo ingranaggio però nel frattempo magari scopriamo a cosa serve. Fatemelo sapere nei commenti magari, chi lo sa. Allora, quinto piano. Perché adesso ci siamo un attimo messi qui appunto. Siamo messi proprio di punta a sbloccare queste cose, visto che stiamo trovando. Non credo che proseguiremo per i laboratori in questo, diciamo, in questo video, quindi se non riesco a capire il senso, cioè l'utilizzo di questo ingranaggio, e qualcuno di voi lo sa, fatemelo sapere. Ok. Quindi uno era qui. Eccolo, vediamo, Bene. Ingranaggi con numeri, strani ingranaggi con numeri. Qua abbiamo il potenziamento. Sembra combinarsi con qualche tipo di macchinario. E questo immagino vada. Non so, dove siamo stati prima al primo piano. Signori, qui stiamo trovando un casino di roba adesso. Facendo un po' di backtracking, tra virgolette, con quell'ingranaggio. Per quell'ingranaggio che avevamo trovato. Vabbè, risaliamo un attimo al sesto. Ingranaggio grande, ingranaggio con numeri, ingranaggi con numeri. Fottio di roba. Allora, riscendiamo perché qui c'era un altro, sempre al quinto piano, ma da quest'altra parte. C'era un altro di quei cofanetti. Bene, usiamo la chiave. Potenziamento. E altro ingranaggio con numeri, signori. Inventario pieno, però.
dobbiamo poggiare un po' di cose. Abbiamo visto. Inventario comunque. Quindi altro ingranaggio con numeri. Poi c'è l'ingranaggio grande. Ma qui però c'era, allora, non so, non mi ricordo se era qui o sopra, quell'altro cofanetto. Qui c'è un altro di quegli ingranaggi, ok. Potenziamento però. Ingranaggi con numeri. Allora, dobbiamo un attimo poggiare un po' di cose qui. E prendere questi ingranaggi con i numeri. Per poi capire dove poterli usare, no? Ma qui queste non si aprono. No, qui poi era chiusa. Allora, sti maledetti. Queste maledette casse. Allora. Dai, 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 sbrigati. Allora, appoggiamo la chiave, depositiamo chiave. La garza, quindi. Questo lo prenderei. No, anche no. È sprecato. Andiamo a prendere questi ingranaggi, signori. Quindi risaliamo, no, uno era. No, sono rimasti tutti lì sopra, bene. Tra cui uno era al quinto piano, ma si deve riscendere dal sesto, un po' un casino, eh. Questo hotel è un po' cervellotico. Bene, riprendiamo questo. Non qui. Ok, allora, da questa parte. Abbiamo questi tre ingranaggi, ma. Dobbiamo vedere lì al primo piano forse, cioè dove c'è quel macchinario, ma non credo che vadano lì. Nel caso ci salutiamo. Comunque dobbiamo un attimo capire. Allora, primo piano. Lì sotto dicevo no.
questi rumori strani qui. Non sai mai se c'è qualcuno o no. Vediamo, vediamo. Ok, vanno qui, signori. Bene. Adesso. Manca qualcos'altro forse. Questo non si può usare. Non abbiamo altro da aggiungere qui, eh. Vita e morte di Christopher 1920-1945. 1918. Forse ci manca, non so, ci manca un altro pezzo qui che noi non abbiamo al momento. Vabbè, in tutto ciò non siamo riusciti a capire l'utilizzo di questo ingranaggio. Io direi di salutarci qui per oggi. Salviamo. Nel caso fatemi sapere nei commenti. Volevo proseguire per i laboratori, ma qui si è aperta un'altra questione. Vediamo nel prossimo video se riusciamo in qualche modo, altrimenti proseguiamo. Se qualcuno di voi ci sta giocando ed è più avanti, me lo faccia sapere. Io vi saluto per oggi con Fobia Saint d'Infernal Hotel. Alla prossima da Xeltros. Ciao!